Sì, pronto. Ehi, ciao, come stai? Guarda, io sono esausta. Sono stata sveglia tutta la notte per aiutare Nick in una ricerca di scienza. Non ricordavo che fosse così complicato. Quindi ci siamo svegliati tardi e abbiamo dovuto correre per arrivare a scuola in tempo. Poi, tornando, indovina un po' chi ho incontrato? Mary Vance! Viviamo a 4 case di distanza l'una dall'altra e lei non fa altro che impicciarsi. È pazzesco, questa storia va avanti dal 2003. Lo so, sempre inappuntabile e truccata a puntino. È come se dicesse Mary Vance, signora del gossip, attente. Sì, a pranzo va bene. Ah, no, aspetta, ma sì, vengo, sì. No, Nick ha lezione di scacchi dopo la scuola, quindi vado a prenderla alle 4. Ah, era solo un'auto troppo rumorosa. Sì, va bene, ci vediamo a l'una. Va bene, a dopo. Tesoro? Scott, tesoro, sei qui? Spaventato. Ho un appuntamento con la signora Weiss. Prego. So che sono in ritardo, ma c'era un gran traffico. Steven Todd, collezionismo e rarità. Ho parlato con la signora Weiss ieri riguardo ad alcuni pezzi e... E c'è la signora? Sono il nipote, Jake. Ah, piacere. Si accomodi. Mi spiace, sai, ma purtroppo mia zia sta riposando. Ha avuto un tremendo mal di testa per tutto il giorno. Non mi aveva detto del vostro appuntamento, però. Oh, beh, mi dispiace tanto. Se crede posso tornare un'altra volta? Non dormirà ancora per molto. Si sieda. Grazie. Che c'hai nella valigetta?
Diamanti? Magari diamanti. No, in realtà io tratto monete antiche. Vado a chiamare mia zia. Zia! C'è una visita per te. Nick, siamo in ritardo. Buongiorno. Giorno. Hai finito i compiti ieri sera? Li ho finiti ieri a scuola, mamma. Ci ho messo 10 minuti. Sei andato a letto tardi? Ho navigato su internet. Passi parecchio tempo su internet, vero? Allora? Voglio solo che tu sia prudente. Lo sono. Oh, a proposito, Nick, c'era un messaggio di Paul in segreteria. Dovresti chiamarlo, sai? Eravate così amici. Ok. Hai qualche nuovo amico per caso? Intendi, oltre ai pedofili che incontro su internet? Vado a prendere lo zaino. Va bene. Ehi. Come va? Vuoi smetterla, per piacere? Questa stanza è per non fumatori. Riesci a stare zitta ogni tanto? Sei davvero un animale. Forse dovrei tornarmene a Las Vegas. Mi sembra quasi di darti fastidio. Bene. Se vuoi, puoi tornartene a Las Vegas. È proprio un idiota che ha lasciato tutta questa roba in auto. Lo sai, quel tipo avrà di certo già denunciato la scomparsa dell'auto. Presto avremo la polizia alle calcagna. Caro Steven, non ho saputo resistere. Ho comprato 2 monete antiche. Sono splendide. Ti aspetto per il weekend. Con affetto, zio Marvin. Che carino. Fammi vedere. No, no, voglio vedere la busta. Questo è il nostro momento, bambina. Scusa, ma io ve l'ho mandata. Beh, vi arriverà al massimo fra qualche giorno. Lo so, ma in questo caso dovrei riattivare internet e così mi costerà molto di più e io... Va bene, sì. Sì, ho capito. Va bene, grazie. Sarebbe meglio sbrigare gli affari privati a casa propria. Avevo qualche minuto libero. Val, lavori qui ormai da 2 mesi e devi ancora vendere una casa. So quanto è difficile passare dall'essere una semplice, normale casalinga a una professionista, ma devi superare quanto è accaduto. So che sei ancora in lutto. No. Ti prego.
Bene, ho un incarico per te. Marvin Dolan del 475 di Wynwood ti vuole parlare. Era il tuo quartiere, abitavi lì, vero? È una casa splendida. La commissione potrebbe arrivare a $60,000. Immagino che tu lo conosca. No, conoscevo sua moglie. Ascolta, Val, questa è una magnifica opportunità e mi dispiacerebbe davvero molto se la mancassi. Se vuoi, posso spostare i miei appuntamenti e venire lì con te. Non preoccuparti, me la caverò, Charlene. Ok. Volevo solo aiutarti. Ti ringrazio, lo apprezzo molto. Figurati. No, domani non posso. No, mi dispiace. Ti richiamo dopo, ho da fare, ciao. Eccomi, scusi il ritardo. Non fa niente. Marvin Dolan, Val Spencer, piacere mio. Salve, Val. La prego, entri. Grazie. La ringrazio. È splendida la sua casa. Le piace? Venga. Questa stanza è deliziosa. Sì, l'ha arredata mia moglie. Ah. Posso offrirle qualcosa da bere? Sì, un bicchiere d'acqua lo gradirei volentieri. La prego di perdonare il disordine. Si figuri. La ringrazio per avermi chiamata. Chi gli ha fatto il mio nome? Ho incontrato Mary Vance. Ah. Ha detto di essere una sua amica, anche se in verità Mary pensa che tutti siano suoi amici. Già. Che ne dice di fare il giro della casa? Certo, va bene. Grazie per l'acqua. Questa è... Beh, ovviamente la cucina. Da questa parte c'è il seminterrato. Che io ho trasformato in una cantina per i vini. Ah, posso? Attenta ai gradini. È un vero intenditore. No, non proprio, è solo una passione. Non posso più bere, purtroppo è il diabete. Ma lo compro lo stesso. Anche mia moglie aveva la passione per i vini. Mi spiace per quello che è successo. Grazie. Saliamo? Certo, andiamo. Ehi! Ma che cavolo? È forte. Niente male. Ti saluto. Ma che fai? Ehi, amico. Andiamo, ridammelo. No. Questa stanza è meravigliosa. È stata il mio rifugio. Quante medaglie? Significano solo che sono rimasto in servizio troppo a lungo. Gioca a scacchi? Sì. Ah. Sa, anche mio figlio gioca a scacchi al computer ed è piuttosto bravo. Come se la cava, Nick? Lui... Lei lo conosce? Ellen parlava sempre molto bene di lui. Ah. Era uno degli studenti migliori alla Skilling. So cosa significa perdere qualcuno. Mi dispiace. Voglio vendere la casa il più presto possibile. Mio nipote arriverà il prossimo weekend per darmi una mano. Ha trascorso qui molte estati, ci ha affezionato. Sarà felice di rivederlo. Ho portato alcuni moduli che lei dovrebbe riempire, sempre che intenda, sì, insomma, che intenda dare a noi l'incarico di vendere la casa. Può anche compilarli quando vuole e inviarmeli via fax. Posso farlo anche subito, nessun problema.
Grazie. Perché ci hai messo tanto? Non mi va di restare in quest'auto. Se ci vedesse la polizia... Non preoccuparti. Quanto ti ha dato? Potremmo averne molti altri di questi. Sì. Dice che ti sei trasferito un paio di mesi fa. Skilling Preparatory. È un'ottima scuola. Già. Secondo quello che c'è scritto qui, eri uno studente modello, massimo dei voti, primo in tutto. Con una simile preparazione non sei un tipo da rissa. Allora, che è successo? Potresti essere sospeso per questo. Dovrò parlare con i tuoi genitori. Con mia madre. C'è solo lei. Val Spencer. Ah, sì, l'abbiamo appena messa sul mercato. A che ora ci vediamo? Pronto? Generale Dolan, sono Val Spencer. Salve, Val. Mi ha appena telefonato una signora, vuole vedere la sua casa. Che velocità. Sì, l'ho pensato anch'io. Senta, rimarrà in città solo per un paio di giorni, così vorrebbe vederla immediatamente. Andrebbe bene oggi pomeriggio alle 2? Alle 2 sarebbe perfetto. Ok. Va benissimo. Fantastico, allora ci vediamo più tardi. D'accordo. Salve. Salve. Mia moglie e io stavamo passando e abbiamo notato il cartello in vendita. Non vogliamo disturbare, ma ci chiedevamo se potevamo dare un'occhiata. Ci vorrà solo un secondo, lo prometto. Sì, certo, Marvin Dollar. Oh, Mark Weiss, mia moglie è Margaret. Grazie. Di nulla. Prego, venite. Davvero splendida, eh? Grazie. Bellissima. Ne ho una al 1234 di Wilton Way. No, tre camere più il salone con il caminetto. Credo che ci sia una finestra con vista nel salone. Posso controllare, glielo dico con certezza nel pomeriggio. Sì, ok. Allora mi richiami alle 3:30. Molto bene, a presto. Della, scusa, potresti darmi una mano? Sì, dimmi, cosa posso fare per te? Oh, ho appena ricevuto un nuovo incarico per una vendita. Congratulazioni, che bello! Grazie, il proprietario vuole vendere subito, così pensavo di mettere qualche foto sul nostro sito, però non ho una macchinetta digitale.
Non aggiungere altro. Riportamela per la chiusura perché mi serve domattina. Fantastico, ti ringrazio tanto. Scusami. Pronto? Sì, sono io. Sì, ma sta bene. Ok, vengo immediatamente. Questa è la biblioteca e il mio studio. Oh, ma è nell'esercito. Lo ero, adesso sono in pensione. Che grado? Generale di divisione. Oh, non è una cosa comune. Oh, che bello, che cos'è? Oh, è splendido, davvero splendido. Dove ha preso quello? Che cosa ha detto? L'anello. Dove ha preso quell'anello? Appartiene alla mia famiglia. L'ho regalato a mio nipote. Non si muova. Si sieda. Vada a sedersi. Si sieda, ho detto! Cerchi di stare tranquillo, non mi costringa a sparare. Dov'è Steven? Che cosa avete fatto a Steven? Non si preoccupi per suo nipote. Voglio solo sapere dove sono le monete. Oh, ma che cosa stai facendo, Jake? Sta zitta! Hai fatto già abbastanza danni. È morto. Va a cercare del nastro adesivo. Ma è morto! Va a cercare il nastro adesivo! Ehi, sveglia! Andiamo! Forza, 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 forza! Ah, ecco fatto. Bene, bene. Dove sono le monete? Dov'è mio nipote? Angie, vai di sopra a prendere uno straccio o un asciugamano, per favore. Suo nipote... è un alcolizzato con il vizio di parlare troppo. Credo che gli fosse simpatico perché mi ha detto proprio tutto delle monete durante una partita a carte. L'anello l'ho vinto al gioco. Sono un ladro, signor Dolan, non un assassino. Ma sa una cosa? C'è sempre una prima volta. Le monete, dove sono nascoste? Dov'è mio nipote? Cos'è quello? Sono diabetico e ora dell'insulina. Perfetto. Va bene. Mi dica dove sono le monete. E avrà la sua insulina. Ok. Va bene, generale. Mio grande generale. La sa una cosa? La lascerò solo per un po', così avrà tempo per pensarci. Io credo che gliela dovremmo dare l'insulina. Dico sul serio, perché non lo minacciamo, che so, di bruciargli la casa? Se non ci dice dove sono le monete, io... Angie è un militare, sai che cosa vuol dire? Che potrei spaccargli le ginocchia e non parlerebbe. L'insulina è l'unica merce di scambio che abbiamo. Scusa, e se morisse? Che c'è? Che c'è? Perché non cominci dal piano di sopra? Sai cosa stiamo cercando, vero? Bravo, la mia piccola. Ma cosa ti è saltato in mente? Avresti potuto rompergli il naso. Io ho mirato alla gola. Cosa? Papà diceva che... Che diceva? Niente. No, dimmelo.
Dimmelo. Diceva che per difendersi il posto migliore da colpire è la gola. Ti aveva aggredito? Questo non è da te. Mamma, che ne sai? Il vicepreside vuole parlare con me. Benone, ci mancava anche questa. Ma dove stiamo andando? Devo far vedere una casa. Magnifico. Voglio che vieni con me. Salve! Salve! Spero che non abbia atteso troppo. Oh no, sono appena arrivata. Sono Val Spencer. Lui è mio figlio Nick. Piacere di conoscervi. Vogliamo entrare? Sì. Stai camminando. Strano. Ma chi può essere? Strano, sapeva che saremmo venute. Forse non ha sentito il campanello, ma io ho la chiave. Bene, entriamo allora. Ha detto che sarebbe stato in casa. È generale Dolan? È in casa? Le travi a vista del soffitto. Oh, lì c'è la cucina. Sì, questa è proprio la cucina. Ma quanto è grande! Già. E che vista magnifica! Scusatemi. Oh. Posso aiutarvi? Oh, mi dispiace tanto, sono Val Spencer della Dynamic Realty. Abbiamo un appuntamento con il generale Dolan per la casa. Capisco, ma mio zio non c'è ora. Ah, lei è suo nipote. Sì, me l'aveva detto che sarebbe venuto. Steven Todd. E lei è mia moglie Angie. Piacere di conoscervi. Loro sono Sally Emerson e mio figlio Nick. Ho visto suo zio questa mattina e avevamo concordato di vederci. È successo tutto all'improvviso. Sfortunatamente la sorella di Marvin non si è sentita molto bene, perciò è partito per starle vicino. Ci vorranno soltanto 2 minuti, lo prometto. Beh, allora potremmo chiamare suo zio. Ha il suo numero di cellulare? Certo che ho il numero. Possiamo telefonargli? No, se è arrivato un appuntamento non c'è bisogno. Angie, tesoro... Per favore, puoi mostrare la casa alle signore? Bene, allora, se non vi dispiace, preferirei che vi limitaste al piano inferiore. Mio zio è partito all'improvviso e vorrei che non andaste al piano di sopra, sa, c'è un po' di disordine. Ovviamente, sì, capisco. Bene, volete andare? Tesoro, tesoro, da quella parte. D'accordo. Brava, comincia pure da lì. La ringrazio, molto si gentile. Immagino. Allora, questo è lo studio e la biblioteca. Ehi, ce l'hai un cellulare? Eh? Ce l'hai? È un generale? Sì. Scommetto che conosce mio zio. Sapete, tutti i miei antenati erano militari. Addirittura fin dai tempi dello stesso generale Washington. Mio cugino Steve è andato per ben 2 volte in Vietnam. E poi anche mio cugino John. Oh, oh, mi dispiace, io... Ci penso io. Cosa? No, signora, non deve preoccuparsi. Mi dispiace. Lasci, ci penso io. Il generale Dolan ha detto quando sarebbe tornato. Non lo so, non ne ha parlato con me.
Dovrebbe chiederlo a mio marito. Certo. Devo dire che è davvero una splendida casa. Vorrei tanto che anche mio marito potesse venire a vederla. I signori Emerson partono domani pomeriggio, perciò... Ci sbrigheremo in pochi minuti, lo prometto. Per me non c'è nessun problema, perché non richiamate domani mattina? Per allora saprò cosa farà mio zio. Può anche essere che noi non ci siamo più. Va bene, la ringrazio e la prego di dire a suo zio che mi spiace tanto per sua sorella. Certo, lo farò. Oh, solo un momento, stavo dimenticando una cosa. C'è anche una bellissima cantina qui, è climatizzata. Non c'è la chiave? C'è sicuramente, ma non ho idea di dove sia. Mio zio è molto geloso dei suoi vini. Non gli piace che la gente scenda di sotto. A me questa mattina l'ha fatta vedere, però. Beh, forse gli avrà fatto una buona impressione. Sì, forse. Va bene, allora ci risentiamo più tardi al telefono. Angie, tesoro, puoi accompagnare le signore? È stata una mossa stupida. Dove sono le monete? Dovremmo dargli la sua medicina. L'hai sorpresa alle spalle. Non è stato uno scontro leale, vero, Codardo? Mio nipote... non giocava a carte. Questo animale lo ha ucciso. E gli ha preso quell'anello che porti. Piccolina, voglio che tu vada di sopra adesso. Dovremmo dargli almeno dell'acqua da bere. Angie, voglio che tu vada di sopra. Penso che sia necessario dargli da bere. Va tutto bene, tesoro. Ora voglio che vai di sopra, ok? Ti piace la mia amichetta, vero? Ma certo che ti piace. È molto, molto carina. Sì, è davvero un tipo sexy. Ringrazio la mia buona stella ogni giorno, lo sai? Non credo che potrei mai perdonarmelo se le accadesse qualcosa. E tu, invece? Pensi che potresti mai perdonartelo se le accadesse qualcosa? Torno dopo per la risposta. Hai 10 minuti, vecchio. Ci sistemeremmo se riuscissi a vendere quella casa. Potrei pagare qualche conto in sospeso e magari potremmo concederci la TV via cavo. E tu in autunno potresti tornare alla Skilling? Magari. Dimenticato di fare le foto. Ce l'hai le chiavi? Sì, certo. Va a fare i compiti. Io al ritorno compro qualcosa da mangiare per cena, va bene? Sì. A dopo. Ma che fai? Dovresti essere di sopra a cercare le monete. Spero che quella signora dell'agenzia non se ne sia accorta. Di che cosa? C'è del sangue sul tappeto dove ha picchiato la testa. Pensi che l'abbia visto? No.
Ho fatto appena in tempo a coprirlo. Brava piccolina. Andiamo. Ho trovato la cassaforte. Voglio dargli un po' d'acqua. È necessario dargli dell'acqua. Accidenti. Dobbiamo dargli la medicina. Dove sarà? Signor Dolan, senta, signor Dolan, mi deve dire dov'è la sua medicina. Nel bagno dello studio. Si è rotto il flacone. Mi è caduto. Beh, la farmacia è sulla terza strada. Va a comprarla. Posso aiutarla? Oh! Mi ha spaventata. Ma che ci fa ancora qui? Non dovevamo sentirci domani? Sì, lo so bene. Mi dispiace tanto disturbarla di nuovo, ma... Beh, suo zio voleva vendere la sua casa in fretta, così ho pensato di scattare qualche foto per il nostro sito web. E non potremo farlo domani? Se non le dispiace, vorrei fare alcuni scatti dell'esterno. Solo qualche secondo. Prego. Fantastico. Vedrà, farò in fretta. E mi scusi di nuovo. Posso aiutarla? Ecco, io ho un piccolo problema. Beh, magari posso darle una mano. Sì, non è per me a dire la verità, è per mio zio. Devo prendere una medicina per lui, ma non ho la sua ricetta con me. È un nostro cliente? Sì, credo di sì. Qual è il suo nome? Marvin Dolan. Oh, come? Marvin ha una nipote? Oh, veramente è lo zio di mio marito. Io sono la moglie. Ho sposato suo nipote. Sta parlando di Steven? Già. Ma è... fantastico. Grazie. La medicina è per il diabete di Marvin, vero? Ah. Tenga, non è più necessaria la ricetta per acquistare l'insulina. Ok.
Molto bene, ha finito? Ah, sì. Allora ci risentiamo domani, giusto? Sì, certo, allora la chiamo io. Va bene. Ehi, allora? L'hai comprata? Ho paura che sia in coma. Dovremmo portarlo di sopra. No, andiamo. Coraggio. Angie, andiamo. Ma cosa? Non capisco. Perché non si connette? Oh, Della, scusami. Non ti prego, non c'è problema. Devo solo scaricare le foto sul computer, faccio in un attimo. Grazie ancora per avermi aspettata. L'importante è che tu abbia finito il tuo lavoro. Niente male questa casa. Quanto la vende? 1,5 milioni. Oh, oh, oh. Gran bella commissione. Val? Hai finito? Scusami. E ancora grazie infinite. Figurati, cara, se non ci si aiuta fra di noi. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Che intendeva dire quando ha detto che il nipote non gioca a carte? No, non lo so. Perché l'ha detto? Non ha alcun senso. Vuoi stare un po' zitta, per favore? Generale Dolan, sono Val Spencer, si ricorda? La prego, mi chiami al 555-0121, la ringrazio. No, no, non farmi questo. Ti prego, non farlo, sono qui in attesa da un'ora. Insomma, non riesco a connettermi. Sì, ma questa mattina funzionava perfettamente. Senti, deve esserci un errore. Thank you.
Ciao tesoro, scusa per il ritardo. Hai mangiato? Ho avuto molto da fare, sai. Hai lasciato in auto lo zaino. Cos'è successo al collegamento internet? Cosa? Ho cercato di connettermi e mi è stato vietato l'accesso. Ah sì, c'è stato un piccolo problema. La compagnia telefonica non ha ricevuto il mio pagamento. Magnifico. Cosa? Nick! Lo sai che è l'unica cosa che mi interessa. È l'unica cosa. E tu non l'hai mai sopportato. Ti sembra il modo di fare. Non ti preoccupi di dirmelo, no? Tu smetti di pagare e basta. L'hai fatto di proposito. Ma no, non è vero. Invece sì. Non vuoi che abbia niente di niente. Ma che cosa stai dicendo? Si può sapere che cosa ti prende? Prima ho dovuto dire addio alla mia vecchia scuola. E non posso più vedere i miei amici. Ora dobbiamo vivere in questa scatola. Smettila, ok? Perché abbiamo lasciato la nostra casa, eh? Dimmelo! Nick. Lo voglio sapere. Potevamo restare a casa nostra. Papà aveva un'assicurazione sulla vita. Non potevamo restare. Avevi i soldi dell'assicurazione. Nick. Sì, li avevi. Smettila. Potevamo restare a casa nostra. No, non potevamo. Perché? Non potevamo restare. Perché? Perché non ti danno i soldi quando qualcuno si suicida. Scusa, mi dispiace tanto. Lasciami in pace. No, tesoro. Vattene. Mi dispiace. Vattene! Torno a casa con l'autostop, non preoccuparti. Ehi, Johnny! Hai dimenticato questo libro? Fai il bravo a scuola, eh? Spencer? Prego. Prego, si accomodi. Sapeva che suo figlio non va bene né in storia né in matematica? No. Ha anche fatto molte assenze. Non lo sapevo. Ho avuto l'impressione, parlando con Nick, che suo padre non viva più con voi. No, il padre di Nick è morto. Mi dispiace. Deve essere difficile crescere un figlio da sola. Beh, sì, è molto difficile per tutti e due. Da quanto è morto il padre di Nick? Mi scusi. Sta bene? Sto bene, grazie. Il padre di Nick è morto da 8 mesi. Le posso chiedere come è morto? Se preferisce, no? No. Mio marito si è suicidato. È un bel peso per Nick. Ne hai mai parlato con qualcuno? Sì, io l'ho fatto seguire da una psicologa per un paio di mesi, ma voleva aiutarlo con dei farmaci e io non ho voluto. Perché? Mio marito prendeva degli antidepressivi e io ho sempre pensato che forse abbiano avuto a che fare con il suo suicidio. E... Nick è ancora in terapia? No, no, non più. Non me lo posso permettere. Parlate mai di quanto è accaduto? Noi purtroppo non riusciamo a comunicare. È sempre stato così? No, no, non direi. Prima eravamo molto vicini, in verità io
Lo seguivo molto, la scuola, le amicizie, lo sport e tutto il resto. E poi Scott, il padre di Nick, lui era. Nick era molto affezionato a suo padre e loro facevano tutto insieme. Adorava suo figlio. Non pensi mai che una cosa simile possa accaderti. Per mesi non sono più riuscita a dormire. Continuavo a cercare quei segnali che mi permettessero di dare un senso al tutto, capisce? E solo adesso è tutto così chiaro per me. Tutti quei segnali d'avvertimento così particolari. Io li conoscevo bene, molto, molto bene. Ma anche se tutto era davanti ai miei occhi, io non mi accorgevo di nulla. Più o meno come accade ora con mio figlio. Mi dispiace. Abbiamo un ottimo programma di sostegno. Se crede, potrei affrontare l'argomento con lui. Ah, va bene, sarebbe fantastico. La ringrazio. Di niente. Val Spencer. No, Sally, non mi ha ancora telefonato. Stavo giusto per richiamarlo. Sì, ci conti, va bene, a presto. Salve, signor Todd, sono Val Spencer della Dynamic Realty. Potrebbe richiamarmi al 555-0121. A presto, la ringrazio. Ehi! Salve, straniera! Ah, Mary, ciao, come stai? Bene, ci siete mancati molto. Anche voi ci siete mancati. E come sta Nick? Dove vivete adesso? In un appartamento in Anita Street. Vicino al vecchio Emporio. Sono persone carine quelle che l'hanno comprato. Lui è nelle assicurazioni. Lei non so ancora Mary, cosa faccia. Veramente vado di fretta. Ho un appuntamento con un cliente. Oh, beh, allora ti lascio andare. Grazie. Oh, Marvin Dolan, per caso, ti ha chiamata? Sì, mi ha chiamata. È per questo che sono da queste parti. Mi ha dato l'incarico. Ti ringrazio tanto, Non Mary. Dirlo nemmeno. Beh, anche lui ha passato un periodo difficile. È un uomo gentile, vero? Sì, però in verità l'ho incontrato solo una volta. Ora a casa c'è suo nipote. Steven? Davvero? Sì, il generale è partito. Sua sorella è malata. Cosa? La mamma di Steven? No, è un'altra sorella. Ma Marvin ne ha solo una di sorella? No, io sono sicura. Il signor Todd ha parlato della sorella. Beh, lui lo saprà di certo. Credevo avesse solamente una sorella. Ti va di entrare per una tazza di caffè? No, non posso, mi dispiace. Ora devo proprio andare. E grazie ancora. Va bene, okay. È stato bello rivederti. Anche per me, grazie ti mille. Ti auguro tanta, tanta fortuna. Grazie. Spencer, è un po' che non ci vediamo. No, infatti noi ci siamo trasferiti. Mi serve una di queste. Subito. Pronto? Oh, Sally, mi dispiace, io... No, ho lasciato un altro messaggio a casa dei Dolan, ma... No, il nipote non mi ha mai dato il numero del suo cellulare. Sì, sì, ho il vostro numero di Atlanta, continuerò a provare, va bene? Ah, sì, certo. Fate buon viaggio. Ci sentiamo presto. Sta vendendo la casa dei Dolan? Sì, infatti.
La moglie di suo nipote è stata qui ieri. Non so ancora cosa possa aspettarsi da quel ragazzo. Insomma, è una brava persona, ma... Lei l'ha conosciuto? Sì, ieri. Non si può dire che sia un tipo da matrimonio. A meno che sua moglie non si chiami Bob, se capisce cosa intendo. Desidera altro, signore? Cosa ha comprato? Come, prego? La moglie. Cosa ha comprato? Oh, Marvin aveva bisogno di altra insulina. Allora è in casa. Generale Dolan, 475 Wildwood Road. L'uomo dice di essere il nipote, ma per una serie di ragioni credo che stia mentendo. Insomma, dicono che è partito per andare da una sorella, che forse non esiste. Non ha portato con sé le medicine ed è diabetico ed ora ho scoperto che suo nipote è gay. No, sono il suo agente immobiliare, ma... Senta, mi rendo conto che tutto questo può sembrare pazzesco. No, non voglio denunciare una scomparsa. Credo che lui sia ancora in casa. Non potete fare nulla? Bene, molto bene, grazie. Generale Dolan, ha chiuso a chiave la porta. Ma ho trovato le sue chiavi. Le ho portato del succo d'arancia. So che fa bene ai diabetici. Tu sei in pericolo. No. No, lui non è così. Perché non mi dà la combinazione della cassaforte? Così ce ne andiamo. La prego, le prometto che non le farà più del male. Che ci fai con un tipo come quello? Dove sono i tuoi genitori? Non li ho mai conosciuti. Jake è l'unica famiglia che abbia mai avuto. Maledizione! Merda! Angie! Mi è caduta l'aranciata addosso! Lui ti ucciderà! Mi dispiace, devo andare! No, devo andare! Spencer mi ha detto che Steven Todd è qui. Sono io, Steven Todd. Ma se vuole vedere la casa deve contattare la signora Spencer. Mi scusi tanto per il disturbo. Sceriffo, come posso aiutare? Pronto? Pronto? Santo cielo!
Angie! Angie! Qualcuno in casa! Mi fai male! Che cosa hai fatto? Che cosa sta succedendo? No, mi scusi, signora. Cosa è successo? Sono un'amica. Si allontani. Deve allontanarsi. Mi scusi? No, non può avvicinarsi. No, la prego. Ascolti, è molto importante. Le devo parlare. Che succede? La prego. Ok, la lasci passare. Grazie. Cosa vuole, mi dica? Sono un agente immobiliare. Sto lavorando per il signor Dolan, che abita lì. Dunque, ieri il signor Dolan è svanito nel nulla. È un uomo che dice di essere suo nipote ora. Scusi, che significa svanito nel nulla? Beh, il nipote è l'uomo che sostiene di esserlo. Dice che il generale è dovuto partire all'improvviso. Ma l'auto del generale Dolan è ancora in garage. E poi ho notato altre cose strane. Lui è diabetico, eppure ho visto il kit dell'insulina in bagno. E poi ho visto del sangue sul pavimento della biblioteca. Ma come ha visto tutto questo? Ero lì a mostrare la casa. Ah, ho capito. Lei crede che l'uomo sia entrato in casa e abbia sequestrato il proprietario e abbia deciso di restare lì e di far visitare la casa lo stesso. No, senta, so che sembra pazzesco, ma per piacere. Non capisco che cosa c'entri tutto questo con la signora Vance. Lei conosceva il nipote. Ci ho parlato un paio d'ore fa e gli ho detto che il nipote era in casa. Insomma, forse si è insospettita ed è andata a controllare. Non lo so, ma di certo è successo qualcosa. Il patologo arriverà fra un quarto d'ora. Ci vorranno solo due minuti. Guardi, sono nel mezzo di... La prego. E se avessi ragione? Se avessi ragione. Per favore. Chiamatemi quando arriva. Ok, dov'è la casa? Venga con me. Che è successo a Mary? Il giardiniere ha sentito gridare. Poi l'ha trovata in fondo alle scale della cantina col collo rotto. Uno dei corpi è stato identificato come quello di Margaret Weiss, che secondo le prime informazioni è stata strangolata. Mark Weiss, lei è mia moglie Margaret. La polizia non ha ancora identificato l'altra vittima. Entrambi i corpi sono stati trovati in mare al largo di Cedar Point. Arrivederci al prossimo notiziario. A quanto pare non ci servirà più la combinazione. Che ne faremo di lui? Voglio dire, non gli farai del male. Jake. Ma che cosa pensavi, eh? Pensavi che saremmo solo entrati, che l'avremmo costretto a darci le monete e poi ce ne saremmo andati via così, senza fare nient'altro. Ma non pensi che in futuro potrebbero anche identificarci? Per favore. Non ci avevo pensato. So che non ci avevi pensato. Il tuo problema è che non pensi. L'unica cosa che conta
e che fra un'ora ce ne saremo andati. Non farlo. Sparisci e non farti vedere finché chiunque sia non se ne sarà andato. Signor Todd? Sì? Il mio nome è Sosa, sono un detective. Che posso fare per lei? Sono accadute delle cose un po' strane in zona e la signora Spencer ha espresso delle preoccupazioni per suo zio. Lei è gentile da parte vostra, ma mio zio non è ancora tornato. E dov'è adesso? Come ho già detto alla signora Spencer, mio zio è andato a trovare sua sorella Santa Barbara, sta poco bene. Ho capito. Potrei vedere un suo documento? Certo. Entri pure. Lo vado a prendere, ce l'ho nella giacca. Mi scusi. Ecco qua. Me lo dia lei, per favore. Grazie. Newport Beach è uno splendido posto. Sì, è vero. Lei svolge la sua attività a Newport? No, lavoro a Irvine. Prego. Antichità. Le dispiace se do un'occhiata in giro? Prego. Posso iniziare da qui? Certamente. Sosa? Sì. Cambio di piano, ci incontriamo alla centrale. Va bene, allora ci vediamo lì, vengo subito. Chiamata di servizio. Oh, prego. Ci vediamo. Arrivederci. No, no, aspetti, gli chiede di aprire il garage, no. È importante. Andiamo, signora. Ci vuole un secondo, glielo faccia aprire. Le dispiace aprire il garage, per favore? Non ho capito. La serranda del garage, le spiace aprirla? Certo, non c'è problema. Grazie. Scusi tanto per il disturbo. Deve averla spostata. Non c'è nulla di strano in quella casa. Da quello che ho visto è tutto a posto. Anche la sua carta d'identità era a posto. Mi ha anche dato il suo biglietto da visita. Ho fatto squillare il cellulare di Dolan. L'ha sentito? No. No. Mi spiace, signora. Lui non è Steven Todd e mi deve credere. Va bene, indagherò e se scoprirò qualcosa andrò fino in fondo. È il massimo che posso fare. Dov'è nascosto? Eh? Che succede? Che stai facendo? Che cerchi? Figlio di puttana. Ecco. E adesso io... No, no, no! No, no! Se gli spari, i poliziotti sentiranno. Loro sentiranno lo sparo. E se le monete non si trovano qui, cosa facciamo? Meglio aspettare, no? Poi decideremo.
Ti prego, Jake, facciamo così. È la cosa migliore. Rerenko, buongiorno. Buongiorno, ho bisogno di parlare con uno dei vostri impiegati. Che cosa vuole sapere? Lavoro in una galleria di Los Angeles e sto verificando l'identità dei vostri dipendenti. Ma noi non vendiamo alle gallerie. Sì, lo so. Abbiamo subito alcune truffe recentemente e pensiamo che quest'uomo abbia assunto l'identità di uno dei vostri venditori. Potrebbe descrivermi? L'uomo che risponde al nome di Steven Todd. No. Perché no? Sono nuova qui e non c'è nessun altro in questo momento. Inoltre i nostri venditori non vengono in ufficio ogni giorno. Ok, senta, le invio una foto di questa persona. Così i suoi colleghi potranno dirmi se è Steven Todd. Ha un indirizzo email? Erma presso rerenko@.com. Erma con la E e con la R come radio. Val Spencer. Sono Jim Whitfield della scuola di Nick. Va tutto bene? Purtroppo no, Nick non è a scuola. Ero andato per parlare con lui e la sua insegnante mi ha detto che era assente. Ah. Ok, grazie. Ascolta, si è rotto il trapano. Devo andare a comprarne un altro, così. Che stai facendo? Niente. Sta lontana da lui, capito? Sì. Io torno fra pochi minuti. Non aprire a nessuno. Signor Dolan, dobbiamo uscire da qui, devo portarla via. Può tornare da un momento all'altro. Andiamo. Chiama la polizia. Andiamo. No, signor Chiama Dolan, la non polizia. Posso. Non posso farlo. Nick! Detective Sosa, per favore. Detective Sosa, in questo momento non posso rispondere. Potete lasciare un vostro messaggio. Pronto? Signora Spencer? Chi parla? Sono il nipote del generale Dolan. Lei non è suo nipote. Caspita, è davvero tenace. Piacerebbe anche a me avere una casa da vendere. Ha parlato con la Rerenko? Ho inviato loro la sua foto, indovini. Lei non è Steven Todd. Beh, è una donna molto intraprendente. Sa una cosa? Anch'io ho una sorpresa per lei. Ehi! Dove stai andando, Nick? Sto andando a casa.
Nick. Sì, aspetta un momento. Credo sia inutile dirle di stare attenta a non commettere sciocchezze. No. Ehi, Nick, sono al telefono con tua madre. Ti cercava, te la passo, vieni. Entra in auto. Sembri un ragazzo molto sveglio. Entra in auto. Subito! Coraggio! Può farcela! Deve farcela, andiamo! Coraggio! Coraggio, per piacere! No! No, per piacere, andiamo! C'è una pistola nel cassetto della scrivania. In biblioteca. Vai a prenderla. Sosa. Ti ricordi Steven Todd, il nome che mi avevi detto di controllare? Sì. La polizia di Newport oggi ha trovato un cadavere. Sembra che sia proprio lui. Merda. Angie! Angie! Ma che diavolo fai? Non ne posso più, basta! Andiamo, piccolo. Metti giù la pistola. Che cosa hai intenzione di fare? Piccola, metti giù la pistola. Vuoi uccidere il ragazzo? Poi ucciderai il signor Dolan. Dopodiché ucciderai anche me, vero? No, piccola. Sì, invece è così! Ma no, non voglio uccidere nessuno. Sei un bugiardo, non ti credo. Metti giù quella pistola. Ho fatto tutto questo per te. Ho fatto questo soltanto per noi. Non farlo, ci vogliamo talmente bene. Prenderemo solo le monete, li rinchiudiamo e poi ce ne andiamo via. Noi due soli. Da brava, piccolina. Metti giù la pistola. Brava, la mia bambina, metti giù la pistola. Ferma! Nick... Muoverti! Ora che facciamo? Eh? Ecco. Vieni qui! Mettila giù! Mettila giù! Metti giù quella pistola! Non costringermi a farlo fuori! Che razza di madre sei? Eh? Vuoi far morire tuo figlio e vedere il suo cervello spappolato per la stanza? Mamma. Mamma.